Quando si entra in un ristorante, ci si aspetta di gustare un piatto succulento. Ma la storia di Alice Scott dimostra che tutto è possibile. La donna ha notato subito una ragazzina adolescente dall'aria preoccupata e quando ha visto cosa aveva con sé, ha capito che doveva intervenire immediatamente. Era l'ora di pranzo nel New Jersey quando una 14enne è entrata in un locale e si è guardata attorno con aria spaesata. Frankie Aguilar, il proprietario del ristorante, si è accorto subito che era visibilmente a disagio. Aveva un'aria preoccupata e tremava come una foglia. A catturare l'attenzione dell'uomo, però, è stato quello che la ragazza aveva tra le braccia, una neonata avvolta in un asciugamano. Mentre gli altri clienti del ristorante la guardavano perplessi, una donna di nome Alice Scott ha preso in mano la situazione. Si è alzata subito per avvicinarsi e ha chiesto all'adolescente se potesse prendere in braccio la piccola. La ragazzina non le ha nemmeno risposto e si è limitata a consegnarle il fagottino prima di uscire a passo svelto dal locale. Alice è una maestra d'asilo che conosce il primo soccorso e i sintomi della sofferenza infantile. Quindi le è bastata un'occhiata per rendersi conto che la neonata non stava bene. Sulle orecchie e i capelli della bambina erano ancora presenti dei residui di sangue e fluidi che dimostravano che la piccola era venuta al mondo quel giorno stesso. Alice si è accorta che la neonata non respirava bene e ha chiesto a Frankie di chiamare un'ambulanza. Pochi minuti dopo, i paramedici sono entrati nel locale seguiti dai poliziotti e hanno somministrato dell'ossigeno alla neonata. Ho tenuto la bambina in braccio mentre i paramedici pompavano ossigeno nella maschera e dopo qualche secondo ho sentito uno strillo meraviglioso. I suoi piedini hanno iniziato a muoversi, ha raccontato la maestra. La giovane mamma non è stata incriminata perché il New Jersey osserva una legge chiamata Safe Haven, che permette ai neogenitori di lasciare i loro figli neonati in una caserma dei pompieri, una centrale di polizia o un ospedale senza ripercussioni. Sebbene la ragazza avesse scelto un ristorante, l'accortezza di aspettare che qualcuno si facesse carico della figlioletta l'ha sollevata da ogni possibile accusa. La nascita di un figlio non è sempre accolta con entusiasmo. Nessuna donna può prevedere il momento in cui entrerà in travaglio. Charlotte era sola in macchina e imbottigliata nel traffico quando ha rotto le acque. Ma per fortuna la sua ancora di salvezza si trovava ad una sola telefonata di distanza. 30 minuti prima del momento clou, Charlotte, infermiera privata, stava lavorando a casa di un paziente che aveva bisogno di una seduta di fisioterapia. All'improvviso, però, ha avvertito delle forti contrazioni. L'uomo si è offerto volontario per accompagnarla in ospedale, ma Charlotte era sicura di potercela fare da sola. Quella decisione, però, si è rivelata un grosso sbaglio. Il tragitto fino all'ospedale sarebbe dovuto durare 40 minuti e Charlotte era certa che sarebbe arrivata in tempo per sistemarsi con tranquillità. Oltre ad essere infermiera, infatti, Charlotte era già mamma e sapeva come funzionavano i travagli. Aveva fatto i suoi calcoli e non era preoccupata per le tempistiche. Quello che non aveva potuto prevedere, però, era un ingorgo di traffico. Dopo 5 minuti di strada, Charlotte si è accorta infatti che non sarebbe mai arrivata in tempo in ospedale. Le contrazioni ormai erano vicinissime e il dolore le permetteva appena di mantenere le mani sul volante. Le auto di fronte a lei hanno acceso le quattro frecce segnalando l'ingorgo, confermando i suoi timori peggiori. Sebbene avesse avuto già due figli, Charlotte non si era mai ritrovata sola al momento del parto e cominciava a temere di essere in pericolo. D'istinto, quindi, ha telefonato al 911. Dall'altra parte della cornetta c'era Elias Rivera, che stava per staccare dal lavoro e aveva deciso di prendere un'ultima telefonata prima di rientrare a casa. In preda al panico, Charlotte ha gridato che si sentiva morire per il dolore. Elias non poteva immaginare quello che stava succedendo, ma ha fatto del suo meglio per rassicurare la futura mamma e l'ha aiutata a scandire il ritmo di una respirazione lenta e rilassante. Solo a quel punto Charlotte ha ritrovato la forza di parlare e le ha rivelato di essere in travaglio. Elias non aveva mai fatto nascere un figlio dal vivo, figuriamoci al telefono, ma era intenzionata a fare del suo meglio per aiutare quella donna spaventata. La sua vita e quella del nascituro erano nelle sue mani e non c'era margine di errore. Le contrazioni nel frattempo si erano velocizzate. Charlotte sentiva una nuova fitta ogni due minuti e sapeva di essere vicina al momento in cui avrebbe dovuto cominciare a spingere. Il ruolo principale di Elias in quel momento era aiutarla a mantenere la calma e ricordarle di seguire il suo istinto. Charlotte ha cominciato a piangere, ma il tono fermo e deciso dell'operatrice le ha restituito la chiarezza di cui aveva bisogno.
Elise non ha tentennato nemmeno per un secondo e la sua calma ha convinto Charlotte che tutto sarebbe andato secondo i piani. «Ascoltami bene, tra pochi istanti vedrai il tuo bambino e il dolore finirà», ha spiegato Elise, dando a Charlotte il coraggio di lottare. L'ambulanza che aveva inviato sul posto non sarebbe mai arrivata in tempo per via del traffico, quindi Elise ha chiesto a Charlotte di accostare la macchina nella corsia d'emergenza. La futura mamma ha riposto tutta la sua fiducia nella voce dall'altra parte del telefono e ha obbedito alla sua richiesta. Subito dopo, Elise le ha ordinato di tirare il freno a mano, spostare il sedile il più indietro possibile e sollevare le gambe. Charlotte si è spogliata e si è messa in posizione e proprio in quel momento ha sentito la necessità di spingere. Dopo aver gridato a pieni polmoni, ha comunicato all'operatrice che la testa del bambino era quasi uscita. Elise le ha consigliato di procedere con un'ultima spinta bella forte e di aiutare il piccolo con le mani per evitare che rimanesse incastrato. Dopo qualche secondo, durato un'eternità, entrambe le donne hanno gioito nel sentire il vagito forte e sano del neonato. «Quando l'ho sentito piangere, ho dimenticato tutta la paura», ha confessato Charlotte in un'intervista a fine giornata. La neomamma però non era l'unica a provare sollievo. Elise ha raccontato la sua esperienza alla testata Today, dicendo «Sono stata travolta dalle emozioni. Ho dovuto spegnere il microfono per un istante perché mi è scappato un singhiozzo». Poco dopo, per fortuna, l'ambulanza chiamata dall'operatrice è riuscita a raggiungere Charlotte nell'ingorgo, permettendo a lei e al suo bambino di ricevere le prime cure. Mentre viaggiava sull'ambulanza col suo neonato tra le braccia, Charlotte non riusciva a smettere di pensare alla donna che le aveva appena salvato la vita e le aveva permesso di mettere al mondo un figlio sano, senza il sostegno di un dottore. Anche Elise ha continuato a pregare per Charlotte e il suo bimbo. All'arrivo dei paramedici, aveva dovuto chiudere la telefonata, come da prassi, ma non riusciva a togliersi dalla mente il tono spaventato con cui Charlotte aveva aperto la chiamata, né tantomeno la sua esclamazione entusiasta dopo il primo vagito del figlioletto. Le due donne pensavano che non si sarebbero mai più sentite, ma la vita le ha sorprese una seconda volta rimettendole in contatto. Quando anche Charlotte è stata intervistata dai giornalisti di Today, ha dichiarato: «Elise è stata un angelo. Mi ha trattato con una gentilezza e una dolcezza impagabili». I responsabili del programma televisivo hanno deciso quindi di organizzare un incontro tra le due donne per permettere a Charlotte di ringraziare Elise e all'operatrice di vedere coi suoi occhi il frutto del suo ottimo lavoro. Quel giorno Elise si è presentata con un regalino per il bambino, ma anche Charlotte aveva una sorpresa per lei. Nella foga del momento, infatti, non aveva rivelato all'operatrice che suo figlio era in realtà una bambina, che aveva chiamato Elizabeth Elise in onore della donna che l'aveva fatta nascere. Sono le piccole azioni come queste a trasmetterci calma e serenità. E voi avete mai aiutato una donna incinta durante o dopo il travaglio? In che modo? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.